Scendendo sempre più giù, il 3 agosto giungiamo a Pentidattilo. Il paese è arroccato ai piedi di una enorme roccia modellata dagli eventi atmosferici e sismici nella vaga forma di una mano aperta con le dita rivolte verso l'alto. Da qui il nome Pentidattilo. In my search for freedom, and these are mine. I left the memories. Il paese è completamente abbandonato. Restano le case danneggiate dall'incuria e dal tempo. But it seems to be rather absurd when I know the truth is that I always think of you. Tra tutto spicca la chiesa dei santi apostoli Pietro e Paolo, con il campanile maiolicato nella parte terminale.